Attenzione a votare con tanta certezza e sicurezza di sì al referendum sulla riforma. Il problema riguarda essenzialmente l'articolo 117. Ora è vero che nella riforma verrebbe soltanto reso in forma più esplicita, ma il problema non è nella sua forma esplicita, è proprio nel contenuto che già possiede. Il fatto che l'Italia debba sottostare, per quanto riguarda la potestà legislativa, ai divieti e quindi ai limiti che impone l'Unione Europea. Il problema sta a monte e riguarda la legittimità dei trattati che legano l'Italia all'Unione Europea. E questo problema è stato sollevato anche da degli esperti che si occupano di economia, giornalisti come Paolo Barnard, forse anche Giulietto Chiesa, non vorrei sbagliarmi. Ma già Paolo Barnard è una fonte notevole che vi potrebbe interessare. Poi ci sta anche l'avvocato Alfonso Luigi Marra, su cui vi invito assolutamente a documentarvi. Quindi ci sono delle fonti, e poi c'è anche un economista, adesso non mi ricordo italiano, che si oppone, diciamo, a queste condizioni. E poi ci sarebbe anche Diego Fusaro, che comunque, anche se da una prospettiva più filosofica e colta, oserei dire io, fa notare, diciamo, le ingiustizie e le contraddizioni del rapporto che ci sta tra l'Unione Europea e i paesi suoi. Dunque, quindi vi invito non a non votare sì o a votare sì, a votare no o a non votare no. Vi invito a documentarvi a 360 gradi e soprattutto a leggere qualunque fonte in modo neutrale, non partendo in modo prevenuto e credendo che solo le fonti ufficiose, ufficiali siano automaticamente attendibili e veritiere e le fonti non ufficiali siano automaticamente sbagliate. In realtà questo atteggiamento di ragionare, diciamo, questo atteggiamento di porsi su queste tematiche nasconde una fallacia logica, e cioè che le istituzioni siano sempre veritiere, oneste, integre in ogni caso, mentre invece questo non è un dato certo ed evidente, ma è un dato che andrebbe verificato di volta in volta. Proprio perché le istituzioni sono fatte da uomini in carne e ossa, e già è accaduto nel corso della storia che ci sono stati dei complotti. Pearl Harbor, probabilmente l'11 settembre, tant'è che Massimo Mazzucco parla dell'11 settembre come la nuova Pearl Harbor. Comunque, al di là che l'11 settembre sia stato o no, come sembra, un autoattentato, rimane comunque Pearl Harbor, rimane il caso di Ustica e rimangono altri casi che sono accaduti e sono stati conclamati proprio. Dunque, nel momento in cui c'è la possibilità che un gruppo di persone possa sfruttare la loro posizione, il loro potere per manipolare l'informazione, per distorcerla, per omettere dei dati e per fare anche delle cose abbastanza illegali, illecite, che vanno a profitto loro, è lecito avere quantomeno un atteggiamento di scetticismo, non di negazione verso le fonti ufficiali, ma almeno di scetticismo, nel senso di mettere alla prova l'attendibilità delle fonti ufficiali, non accettarla acriticamente, perché non c'è nessuna evidenza che supporti questa affidabilità acritica. Bene, quindi io vi invito a ragionare apertamente a 360 gradi e fare un confronto oggettivo con le fonti. La validità delle fonti non deve essere, diciamo, riferita alla fonte stessa, se no è un ragionamento autoreferenziale. La credibilità della fonte dipende dalla sua coerenza, da come spiega i suoi contenuti. E quindi è l'unico elemento reale che noi abbiamo. Proprio perché noi, nella maggior parte dei casi, siamo cittadini comuni che non stanno dentro le istituzioni e non sono esperti di economia, politica o di qualunque altro argomento che riguardi queste realtà. E quindi l'unico criterio che noi abbiamo per valutare e giudicare una fonte come attendibile è la sua coerenza. A tal proposito, io vorrei farvi notare ciò che riguarda Renzi. Allora, Renzi disse che non si sarebbe mai candidato a presidente del Consiglio, cioè non avrebbe mai scelto la carica di presidente del Consiglio se ciò fosse passato attraverso gli inciuci di palazzo. Queste sono sue testuali parole. Beh, dopo 3 giorni lui ha accettato la carica. Ora, indipendentemente dal motivo che l'ha spinto ad accettare e indipendentemente dal fatto che il presidente del Consiglio non possa essere eletto dal popolo, fatto sta che quando lui ha espresso quella idea,
lui, al di là se sapesse o no, e mi sembra strano che uno candidato a essere poi in futuro, in il futuro prossimo, immediato, Presidente del Consiglio, non sapesse che non poteva essere eletto dal popolo. Comunque, fatto sta che lui ha espresso un'idea, cioè ha detto che lui non avrebbe accettato quella carica a quelle condizioni, però poi l'ha fatto. Allora, quindi la coerenza già gli è venuta meno. E il problema è che noi abbiamo soltanto quel criterio per valutare la credibilità di una persona. La coerenza, se manca quella, come si fa ad avere fiducia in un personaggio? Tanto più se poi ricopre quella carica. E poi il fatto che i telegiornali omettano e abbiano omesso continuamente gli scandali del PD nei limiti delle loro possibilità. Pure Mafia Capitale, Roma, lo scandalo dei Rolex, tanto per citarne uno. E invece enfatizzi soltanto gli scandali dei partiti di opposizione, in primis quello dei 5 Stelle. Denota proprio una totale mancanza di imparzialità. E quindi questo crea sospetti, perché come mai il potere, cioè, del governo è sempre coperto dai telegiornali, dalla televisione che dovrebbe essere totalmente imparziale? È vero che i giornali possono scrivere anche molte cose contro di Renzi e il PD. Il problema però è che i telegiornali sono loro sotto accusa in questa mia critica, non i giornali. E quindi bisognerebbe dare una spiegazione di come sia possibile fidarsi delle decisioni, delle proposte, delle riforme che propone un personaggio che ha avuto questi atteggiamenti. Ecco quello che voglio far capire, senza voler fare nessun tipo di polemica. Io sospetto che chi ha fiducia in Renzi ce l'ha soprattutto perché ignora o vuole ignorare determinati aspetti. Poi, non voglio, lo ripeto, creare polemica, voglio soltanto invitarvi a ragionare bene su tali questioni. E anche per quanto riguarda le ragioni specifiche del sì e del no, beh, leggete entrambe le parti. Che riguardano tali scelte, non documentatevi solo in modo unidirezionale. Ah, e tenete conto che, sempre riguardo all'imparzialità, sarà pur vero che il governo Renzi ha proposto la riforma, però, essendo il presidente del Consiglio, lui rappresenta tutti i votanti, tutti i cittadini italiani, anche quelli che hanno buone ragioni per votare di no. Lui che ha fatto? Ha sprecato 4 milioni di euro per inviare delle lettere ai cittadini italiani che stanno all'estero, agli italiani che stanno all'estero, solo con le ragioni del sì. Quando poi con quei soldi si potevano fare altre manovre, altre opere, e quindi sono stati proprio buttati in modo anche da provocare, cioè, una certa reazione di indignazione in alcuni che hanno ricevuto queste lettere. Quindi tenete conto anche di queste cose. Tenete conto anche di altre cose che vi ho indicato all'inizio del video e documentatevi bene prima di prendere una decisione. Perché, scusate, questo non è un gioco, non è un tifo da squadra. I partiti non sono squadre di calcio. Noi dobbiamo abbandonare per sempre questa mentalità. Perché qui ne va della nostra vita, del nostro futuro. Non sia mai questa riforma fosse sbagliata, nascondesse, diciamo, in maniera velata degli errori che poi si manifestano soltanto all'atto pratico, quando si deve attualizzare. Voi vi rendete conto di cosa si rischia? Si rischia di perdere altri 20-30 anni in Italia, invece di metterla a posto, creare più lavoro, più opportunità, migliorarla anche sotto il profilo umano, sociale e spirituale, eventualmente, come propongo io già da tempo, introducendo dei corsi di meditazione nelle scuole, nelle istituzioni, in tutte, diciamo, in tutti gli apparati che riguardano la nostra società. Appunto, io propongo di stare molto attenti, perché se la riforma fosse sbagliata, invece di impiegare l'energia e il tempo per poter eventualmente migliorare l'Italia, questa possibilità sarebbe poi totalmente preclusa, perché poi bisognerebbe impiegare tutto il tempo e l'energia per risolvere un problema, tra l'altro, che poteva anche non porsi proprio.